Il servizio di ritiro dei rifiuti, sia quello della indifferenziata sia quello della differenziata, non è del tutto ottimale nel quinto municipio e soprattutto a Palese. Infatti a Palese i cassonetti potrebbero essere pochi, almeno per quanto riguarda quelli esistenti e dislocati nel quartiere, e non altro, a causa di ciò i rifiuti si accumulano giorno dopo giorno, anche perché non vengono ritirati con una certa urgenza, e nel quartiere di Palese tutti i cittadini non solo pagano le tasse per avere un buon servizio del ritiro, ma l'AMIU come al solito non passa e si sta rischiando di avere un'epidemia e una divulgazione di batteri, in quanto l'AMIU, oltre al servizio di ritiro dei rifiuti, dovrebbe effettuare anche la disinfestazione dei cassonetti, ed è ciò che non viene svolta dall'AMIU in tempi utili, ed ecco perché i cittadini sono adirati nei confronti di questi disservizi da parte delle squadre dell'AMIU, che non pensano ad effettuare un buon servizio di ritiro dei rifiuti differenziati e indifferenziati. In ultimo, possiamo dire che in tutto il quartiere di Palese si notano sempre i cassonetti, per la maggior parte delle volte stracolmi di rifiuti, e i cassonetti traboccano di rifiuti, e il territorio di Palese è sempre più sporco. Verrebbe proprio voglia di non pagare più le tasse dei rifiuti, dal momento che il servizio dell'AMIU Bari a Palese non va del tutto bene.